già fatto 4 serie a Puff Tarot, se non sbaglio, perciò adesso ne faremo altre ancora. E oggi ragazzi è tutto così, oggi è tutto Puff Tarot su Puff Tarot. Sì ragazzi, perché nel gameplay non c'è solamente per riuscire ad ammazzare i mostri, a volte per ammazzare i mostri bisogna sudare per riuscire ad affrontarli. E quindi è per questo che voglio farvi vedere tutti gli assedi che faccio a questa Puff Tarot. Così capite bene quanto tempo ci vuole per riuscire a salire di livello con questa Puff Tarot da soli. Ok, e di là ormai adesso parte con l'embolo che ha voglia di uscire da là. Però gatto comincia a rendersi utile, carica col cannone. Quello gatto sei inutile. Oh, guarda, fatti di su, ti ricarica il cannone. Vieni qui! Ma vabbè, ho aperto un varco intanto. E già abbiamo perso tempo. Voglio mettermi il limite di arrivare almeno alla terza area. Sarà difficile realizzare questo obiettivo, però. Guarda! Attenzione, l'ha fatto male, però nel mentre stava caricando, per questo non. Non è caduta. Allora, va a uscire sì o no? Lì ragazzi, mi sento molto quando il Sprite affrontava l'occhio verde, quando era dall'altra parte dell'area e io non lo vedevo, tutte le volte dovevo aspettare che venisse, poi me lo ritrovavo davanti di colpo. Ma dov'è? Oh, eccola. Cavolacci, non ti vedo. Non ti vedo, amica mia, non ti vedo. No, non puoi non averla presa, perché l'ultima esplosione ho visto che l'ha esplosa dritta in faccia, non puoi. Quindi gioco mi stai mentendo amaramente. Hanno appena fatto un aggiornamento in cui dovevo correggere dei bug. Questo bug non l'hanno corretto. Già sappiamo dove va ormai. Ragazzi, dopo aver fatto 10x10 volte, dopo che avete fatto 10 assedi, con imparerete il suo spostamento a memoria, fidatevi. Devo almeno far saltare in aria il muro, altrimenti vado dall'altra parte. Brava, vieni qua. Vieni, spavo 4, ti sei, raga. Tutte le volte arriviamo a questo punto fatale in cui dobbiamo sparare più danni possibili. Porco,
si è fermata. Non posso comprare le scale di tutte queste cannonate. Perché ragazzi l'obiettivo è quello di farla incazzare. Vieni. Per l'amor di Dio. Madonna, tutte le volte spade cannonate così potenti. Mio gatto, impegnati. Sta per entrare nel tunnel. Dai, li fa anche se sta cavalcando, sta entrando nel tunnel. Sì, non me ne frega niente di voi, tanto l'importante è che mi metti, abbiate messo le tracce di Cuffed Out, quindi vi ringrazio. Esce da qui la bella, eccola qui, bellissima, proprio veramente bella. Come mostri caccia assai. Vieni di qui ovviamente, è chiaro. Se venivi da un'altra parte, spero. No, se ne va. Niente. Però adesso saliamo di livello di ricerca perché raccolgo tracce su tracce. Pronte polvere ragazzi, assolutamente. Dubito che riuscirò ad arrivare a farla entrare nell'area 3. Dubito. Comunque con i punti che ho preso adesso, con ho raccolto i punti, penso che adesso siamo saliti di livello 2 a meno di ricerca. Quanti 80 punti? Confutato per essere trovato più facilmente. Perfetto, siamo saliti di livello. Adesso mi pare che a livello 2 la vedremo indicata sulla mappa. Livello di seguimento a 2 aggiunto. Okay. È bello vederti. Ok, nuovo assedio. Ok. Che tra l'altro ci compare adesso nella mappa l'area 2 perché ci siamo arrivati almeno una volta, quindi. Ok, allora andiamo con vai col sesto assedio. Arriveremo a fare 10 assedi, lo so. L'odio di una Cuffed Out a 5 metri può essere utilizzato per creare armi mai viste prima. Se riesci a fare fuori il mostro potrai ricevere ricompense ancora più rare. È il nostro principale obiettivo, solamente che è più difficile di quanto pensassi. C'ha una pazienza assurda questa Cuffed Out. Ora fila via di.
Allora, già vedete che ci indicano già nel livello dove sono, dove si trova la nostra città, che si trova di là. Quindi adesso vado, so già che è spawnata di là, perciò so già che devo direttamente caricare qui i cannoni. Dai, ho gatto, che dici utile? Le. Uno, due. Penso che caricherò 10 o 16. Vieni qui. Quando arriveremo al livello massimo, che è il livello 6, diventerà molto molto facile rifare le furiare e quindi per l'appunto arrivare all'ultima fase, quella in cui si devono spaccare le corda per forza, perché sennò... Ma non ci posso credere! Mi stavo rimanendo, mi ha avuto in mal di gola per quello, non ci posso credere. Quindi abbiamo, siamo sempre di livello 2 con 5 assedi. Questo è il sesto, dobbiamo vedere di accelerare però, perché sarebbe meglio se salissi di livello 2 dopo 2 assedi. Perché meno impieghiamo meglio è. Provo adesso se la colpisco con la trappola lì, provo a colpirla col cannone da qui se cade. Vediamo se riesco a colpirla. La colpisco là qui? Piuttosto che andare là sotto faccio meglio qui, ragazzi, perché faccio molti più danni col cannone, non so se si è capito. Le bombe, le spadate me le risparmio a più tardi. Madonna, se oggi, se adesso gliene tiro. Giuro che solo di una vita riuscire ad arrivare all'ultima fase di Cooked Out. Giuro che sarà il mio sogno riuscire ad arrivarci da sola. Da sola, sottolineo. Poi andiamo a dare un'occhiata, perché se non andiamo a dare un'occhiata non arriva. E ti ho solo una. Ok, basta. Passo te. Mannaggia. Sto tirando tantissime cannonate al vento, non va bene sta cosa. Ora qui. Se guardate la bampa in basso a sinistra la vedete. Bravo ragazzo, vedi che hai capito? Madonna, se l'ho fatto male. Se sentite dei rumori così è la sedia come al solito, ricordo.
faccetta per tirare altre cannonate. Quindi vado a caricare l'altro cannone. Forse se ti ho le pietre è più invogliato ad incazzarsi. Die! Un mostro sta per abbandonare l'aria, solo adesso dice che sta per abbandonare l'aria. Oh, l'ho fatta in cavolo, l'ho colpita così due volte, si è sbilanciata così, eh. Se non si cavola adesso, non si cavola. Oh, una pazienza veramente incredibile, cioè. È l'esatto contrario di tutti quei mostri che non appena ti vedono più. Oh! Cioè ti sperano al vivo. Impronte, grazie al cielo. Oh. Eccola di nuovo. Io ho rotto la zampa destra, anteriore destra, io ho rotto, incredibile, mio Dio! Oh, record ragazzi, record, mai rotta la zampa anteriore destra. Non sembra che sia rotta, però si è rotta. E vedi che allora gli facevo danno anche quando c'erano i numerini. Oh, fantastico! Fantastico, ragazzi, questa è la seconda volta che riusciamo a farlo andare nella seconda area. Ci sono voluti 6 serie per riuscire. Cioè. Sei pronta? Ok, ricominciamo a far sul serio. Questa volta cerco di essere un po' più brava di prima, perché prima ho fatto un po' schifo alla fine quando si è scaldato il mantello. Devo continuare a coprire sopra, perché io penso e spacco il mantello adesso che è caldo. Invece no, devo pensare perché posso rompere anche la parte sul petto, capite? Ok, ecco questa musica cazzutissima. Andiamo a farle male. Fate attenzione. Ma perché credo a caccia ad Implodi d'oro che non serve assolutamente a fare niente? Eccola lì. Che si arrabbia. Cosa cavolo fa? Questa è nuova, raga. Cos'è sta roba? Ho capito, si sarà rimessa il rivestimento sulla zampa anteriore destra. Ok ragazzi, come prima, attacchiamolo al petto. Questa è proprio come Behemoth, è una caccia che si deve fare in gruppo, solamente che però rispetto a Behemoth è fattibile anche da soli. Niente, vi ricordo che Behemoth avete solo 30 minuti. Raga, scusate se sto zitta, ma qui veramente è una questione di qualche di minuti.
cioè minuti non perché proprio c'è poco tempo, ma perché rischia di scappare via se la smetto di attaccare. Tra l'altro metà vita, me ne sono accorto adesso. Quindi qui in questa zona scende a metà vita la vita di Gustaroth. Non scappi, bastarda. Niente, tutte le volte scappa come una codarda. Lei è una codarda. Lei, signora Gustaroth, è una gran codarda. Lei, signora Gustaroth, è una gran codarda. Vediamo quanti punti di ricerca. 108, cioè 108 punti di seguimento. Sì, un altro sito ci può stare nel un nuovo sito ci può stare in questo episodio. Ah sì, che tra l'altro mi è venuto solo in mente adesso che volevo dire una cosa. Questo è il settimo assedio comunque. Vi volevo dire che mi è venuto in mente anche questa cosa. Che avete presente che io vi ho detto che a parte forte a dover caricare le missioni sugli incarichi speciali che non ho completato, che devo completare. Vi avevo detto che avrei caricato episodi oltre sulla Gustaroth anche sulla missione dell'Ascenatico quando sarebbe comparsa. E la missione del Nero Gigante Razziatore quando sarai finalmente arrivata alle condizioni giuste per affrontarlo, no? Ecco, perché non avessi abitato, faccio un breve riassunto per quelle cose qui, per quelle cose lì. Allora, volevo dire, intanto vi ricordo che le missioni sui carichi speciali che ritorneranno, cioè che vi farò, che vi mostrerò. Vi ricordo che non avranno i commentary perché appunto saranno clip registrate, perché appunto per completare quelle tre incarichi speciali mi ci vuole tempo e pazienza, quindi insomma devo fare senza limiti di tempo che ho per registrare. E poi però ragazzi volevo dire anche che però ho scoperto che però appunto oltre al gigante razziatore prima si possono sbloccare altri mostri, tipo avete presente lo Yangaruga, se vi ricordate avevo detto che c'è una condizione particolare per sbloccarlo, però avrei dovuto raggiungere il livello 5 del bioma foresta nelle terre guida. Ecco, se raggiungo il livello 7, mi raccomando, se raggiungo il livello 3, per Yangaruga devo raggiungere il livello 3 nella foresta antica. Ecco, se invece raggiungo il livello 7 negli altipiani corallini e nel bioma desertico, in teoria, cioè se raggiungo il livello 7 nel bioma corallino, nel bioma desertico, dovrebbero sbloccarsi rispettivamente dei mostri che si chiamano Rathalos d'argento e Rathian d'oro, Rathian dorata. Ecco, mostri che invece rispetto agli incarichi speciali avevo intenzione di registrare con commentari, quindi metto qui registro perché ovviamente cosa affrontare sono mostri nuovi praticamente, cioè mostri nuovi aggiunti nel gioco che in realtà risalgono a Starter Vertigo, solo per appunto delle versioni dorate argentate della Rathian e del Rathalos. Poi volevo dire che ho scoperto un altro mostro che si sblocca a livello quando raggiungo il grado maestro 70, che sarebbe il Tigrex Brutale, dovrebbe chiamarsi, che è un Tigrex dalle scaglie nere praticamente, un Tigrex nero, come la Diabolus nera solamente con Tigrex. E niente, quindi era per dirvi che alla lista degli episodi che devo ancora portare su Monster Hunter World si sono aggiunti quindi due episodi,
che porterò chiaramente prima della gigante, perché se per due mi basta livellare, per altri e per il T-Rex devo raggiungere il livello 70 che deve prima del 100, è più logico che arrivi a... Oddio, io ho fatto male! È più logico che arrivi a portare prima gli episodi su quei tre mostri lì, perché tanto stavo pensando per l'appunto di iniziare a livellare il più presto possibile nelle terre guida per l'appunto sbloccare il più possibile questa ratia dorata. Allora. Questo che assedio è? Sì, il numero 7. Stavo dicendo, siccome è impossibile che oggi riesca a far fuori la Cuff Tarot, molto probabilmente, ragazzi, vi caricherò la clip del video in cui riuscirò effettivamente a romperle le corna. Penso che lo farò poi senza registrarvi tutta la caccia, ma semplicemente vi registrerò, mi salverò solamente la parte finale in cui ci sarà lo scontro definitivo. Perché altrimenti, a furia di stare lì ferma ad aspettare che si carica la clip della play, Cuffed Out fa il tempo a fuggire tre volte. No! Porco Ganondorf, no! Non andare di là! Io ho rotto la zampa destra posteriore adesso. Così guadagniamo, ragazzi, ecco le ricompense. Mi ho sbagliato, mi sa, qualche episodio fa qui ho parlato, c'è stato il primo assedio, i punti per migliorare le ricompense, eccola qui che si gira, a questo punto si gira, per aumentare il valore di ricompense dobbiamo completare questi particolari obiettivi più che ci compaiono per l'appunto, quindi zampa rotta e tutte queste cose. Dove venire, sono qui pronto a farti fuoco in faccia, Vieni. Allora, quindi a quanto ho capito dobbiamo farla destabilizzare, come dico io, due volte per fare in modo che poi vada nella seconda area. Non ho capito. Eve rapida? Non ho capito, a volte succede questa cosa, vuol dire che si è buggata. Però succede questo di solito perché si bugga. Cioè si bugga, e questo bug consiste nel fatto che lei vada a correre. Si è buggata. Vai così, ti ho fatto male, Perfetto. Ok, vuol dire che eravamo vicini alla seconda fase praticamente. Ok, cominciamo la seconda fase per la terza volta, che tra l'altro questa volta due assedi ravvicinati che riusciamo a far andare nell'area 2. È un progresso, ragazzi, è progresso. Questo è il settimo assedio, quindi vedete quanto tempo che ci vuole.
Tanto che questi cagialacca mettono la povera durata in realtà per trarci in trappola, trarci in una trappola. Ma in realtà mi fanno solamente un favore. Fai molta attenzione! Eccola qui, che poi quando si guarda intorno mi ricorda molto Spyro. Oppure comunque qualsiasi personaggio di Spyro che vi venga in mente. Attacco di coda, non mi faccio colpire, maledetta, eh. Ok, mantello d'oro che si è scaldato, però io continuo a colpirla sul petto perché si può rompere questa parte sul petto così. Dai, sarete chi, infatti il vostro dovere con questo danno da fulmine fortissimo. Corazza toracica destra è rotta, incredibile ragazzi. Zampa sinistra posteriore, ragazzi, la stiamo devastando. Corazza toracica sinistra è rotta, là. Vediamo. Sto leggermente morendo, ragazzi, abbiamo fatto punti su punti. Presto mio gatto, grazie. Grazie al cielo, ho avuto questa vita extra in Iceborne. Devo evitare di svenire, ragazzi. Primo sarebbe una cosa triste e secondo fa il tempo a scappare sta qui. No! Ho parlato. Volevo raccogliere almeno quelle tracce che c'erano lì. Un accidente, no. Ah, comunque siamo riusciti a trarla in area 2. 146 punti, mio Dio, quanti! 146 punti sono tantissimi. Siamo riusciti comunque a trarla nella seconda area per due serie di fila, quindi se facciamo qualche altra serie forse riusciamo ad arrivare all'area 3. Ok, abbiamo qua tempo per fare qualche altra serie, perché dopo un po' vi ricordo che tempo è rimasto molto breve, vedete? Ok.